Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura, l'emergenza sanitaria con gli screening che proseguono con i tamponi rapidi antigenici per cercare di scovare soprattutto le persone asintomatiche, dunque positive ma inconsapevoli perché non hanno i sintomi della malattia. Andiamo in diretta a Francavilla al Mare, dove questa mattina, dopo lo stop per il weekend, sono ripresi i test rapidi. Buongiorno a te Paolo e linea a te. Sì, grazie, grazie Alfredo, un cordiale buon pomeriggio ai nostri telespettatori qui in diretta da Francavilla al Mare. Siamo alle spalle di Piazzale Sirena e di Palazzo Sirena, per meglio dire, dove da pochi minuti è terminato il turno della mattina per quanto riguarda l'effettuazione degli screening. Si ripartirà alle 14:30 e noi per parlare di questi screening della popolazione a Francavilla al Mare siamo con l'assessore comunale Luisa Russo, delegata proprio dal sindaco Antonio Luciani, a seguire in prima persona proprio lo svolgimento di queste operazioni. Buongiorno assessore, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, quali sono i dati della mattina? Sono dati che sono arrivati proprio pochi minuti fa. Sì, i dati della mattina sono stati tamponate 264 persone e sono risultati 4 positivi. Diciamo che i numeri non sono molto incoraggianti, i numeri di questi ultimi giorni a Francavilla. Se ne è parlato tanto nei giorni scorsi, l'area metropolitana in questa terza ondata, se così la vogliamo definire, è quella maggiormente colpita e Francavilla non fa eccezione in questo Sì, caso. purtroppo siamo sotto stretta osservazione, siamo sotto il controllo della ASL e della Regione, e per le quali quindi occorrerà poi tirare le somme a seguito dei dati di questa settimana. La settimana scorsa si è seguito lo screening per 3 giorni consecutivi, su 1.853 tamponi sono risultati 36 positivi, di cui 50% residenti, gli altri di località limitrofe, perché ricordo a tutti che lo screening è aperto anche a persone non residenti a Francavilla. A Francavilla attualmente siamo con 233 positivi proprio segnalati dalla ASL, quindi la situazione è abbastanza preoccupante. Invito tutti quindi a venire perché è importante scovare gli asintomatici, cioè coloro che proprio non hanno sintomi e che possono Come rientra un po' di vento, assessore, io avvicino il mio microfono, dicevamo, situazione da tenere sotto controllo, da monitorare. Francavilla è una di quelle città in questo momento nella nostra regione dove c'è una particolare attenzione proprio per via della presenza di diversi positivi. Assolutamente sì, siamo veramente sotto osservazione, pare che sia arrivata anche la variante inglese che ha la caratteristica di essere maggiormente aggressiva e di avere una maggiore capacità di contagio, e questo sta facendo aumentare questi numeri, quindi siamo sotto osservazione, vediamo cosa succede. Siamo per il momento ancora in zona gialla, ma invito tutti alla massima attenzione, massima prudenza e a comunque venire a effettuare lo screening. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi anche ai nostri microfoni il direttore generale della ASL di Chieti, Scholl, aveva parlato proprio di questo fatto, di come le città dell'area metropolitana stiano pagando in questo momento il prezzo più alto in quanto a positivi. E a proposito, assessore, a Pescara, per esempio, il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole, oltre a quelle ovviamente superiori che erano già state chiuse dal governatore, dal presidente della regione Marsilio. A Francavilla state pensando a qualche provvedimento analogo? Al momento il sindaco sta monitorando la situazione, ma sempre in contatto con i dirigenti, con la ASE e con la regione. Lui è dell'idea di non chiudere le scuole o comunque di applicare le regole vigenti per la zona in cui ci troviamo. Siamo in zona gialla, le scuole possono restare aperte, quindi si applicano le norme dettate dal governo e dalla regione. Questo è il suo orientamento. Ci sono alcune classi in quarantena, la situazione sembra essere sotto controllo.
controllo, perché tutto sommato i protocolli nelle scuole sono abbastanza efficaci, quindi diversamente magari si potrebbe rischiare di mandare in giro i ragazzi e diffondere ulteriormente questo virus. Siamo comunque sempre a stretto contatto con i dirigenti scolastici. A proposito, ho un po' anticipato, Assessore, la mia domanda per quanto riguarda le scuole della città. Ci sono delle classi in quarantena, però è una situazione, diciamo, analoga a quella di altre città, non c'è un problema particolare in questo senso? Sembrerebbe di no, una sola classe ha quattro ragazzi, quattro studenti positivi, quindi è l'unica classe, insomma, che ha preoccupato un pochino, che ovviamente è in quarantena ormai da diverso tempo. Per il resto non sembra che si sia diffuso questo virus tra gli altri compagni delle classi. Alfredo, linea a te per qualche considerazione o domanda con l'assessore. Sì, io invece faccio un passo indietro rispetto alla decisione presa dal presidente Marsilio per quanto riguarda le zone rosse. Sono tre i comuni attualmente zona rossa in Abruzzo. Volevo chiederle se, insomma, Francavilla da osservata speciale ha i numeri perché si possa pensare arrivare addirittura a un provvedimento del genere anche per Francavilla, oppure se tutto sommato la situazione, nonostante i contagi in aumento, è ancora sotto controllo. Ma al momento sembrerebbe ancora sotto controllo, però sono comunque 233 positivi ufficialmente dichiarati. Si tratta di persone, fra l'altro, tra loro non di nuclei familiari o di veri e propri focolai, quindi un tracciamento non è ancora completato, cioè non è possibile eseguire un tracciamento completo, quindi certamente c'è da preoccuparsi, non forse ancora da essere in zona rossa. Però queste sono valutazioni che faranno i comitati appositamente istituiti, che hanno tutti i dati alla mano, e credo che siano valutazioni da compiere anche sulla base delle situazioni negli ospedali, nelle strutture ospedaliere, che sentiamo essere già di nuovo al collasso. Quindi credo che questi sono i dati che occorrerà tenere presente per compiere delle scelte. Altra considerazione invece proprio sui test che state eseguendo, se ci può dare un po' il numero complessivo di quelli che avete fatto fino ad ora e la prospettiva, insomma, se vi siete dati un obiettivo per la fine di questi test. Allora, i tamponi effettuati la scorsa settimana sono stati 1853, e tra questi sono risultati 36 positivi, come ho detto prima, di cui il 50% residenti in città e altri nei comuni limitrofi. Proseguiremo fino a venerdì con lo screening. Domani ci sarà un vertice con la prefettura per decidere se proseguirlo anche nel weekend e, in caso affermativo, con quali modalità, cioè se lasciare solo il punto del Palazzo Sirena, oppure fare come nel weekend del 1 febbraio in più punti della città. Questa è una decisione che verrà presa ovviamente con la ASL e con la prefettura. Paolo, per la fine del collegamento, a te. Sì, per la chiusura del collegamento un'ultima domanda, Assessore, lo ha fatto anche prima, vorrei che ripetesse non un appello, comunque una raccomandazione alla cittadinanza perché questi sono giorni importanti, e dunque bisogna prestare la massima attenzione e soprattutto utilizzare e rispettare tutte le prescrizioni sanitarie che ci sono. Sì, assolutamente, massimo invito alla prudenza, all'utilizzo delle mascherine, disinfettarsi le mani, mantenere le distanze. Assolutamente sta anche a noi, sicuramente non siamo solo noi gli artefici di tutto, ma sta anche a noi, proprio il nostro senso di responsabilità può far sì che riusciamo a non entrare in zona rossa. Quindi l'invito è alla prudenza e anche a venirsi a sottoporre allo screening. Grazie all'assessore Luisa Russo, assessore del comune di Francavilla. Alle nostre spalle Palazzo Sirena, dove alle 14.30, dunque tra pochi minuti, riprenderanno gli screening per la cittadinanza. Da Francavilla è tutto, grazie a Loris Bernato per l'assistenza tecnica, a te Alfredo. Grazie a Paolo Renzetti e all'assessore Russo. Noi proseguiamo perché l'ha accennato il collega Paolo Renzetti durante il collegamento. A Pescara è polemica per la decisione arrivata sabato da parte del sindaco di chiudere le scuole di ogni ordine
grado. Una polemica tutta interna alla Lega si è scatenata in queste ore, dove il consigliere presidente della Commissione Finanze Salvatore Di Pino mostra tutta la sua contrarietà rispetto alle affermazioni dell'assessore alla istruzione del Comune di Pescara Santilli, che aveva bacchettato genitori e studenti dopo l'aumento dei contagi. Sentiamo. Le scuole di competenza del comune sono le scuole dell'infanzia, le elementari, le primarie, le scuole secondarie di primo grado, quindi le medie, e lì io ho visto che i genitori si sono impegnati tanto, sono stati attenti con le mascherine, cercando di essere anche distanziati per quello che era possibile negli orari di apertura e di chiusura delle scuole, e quindi credo che sia ingeneroso dare a loro una responsabilità che probabilmente un po' ricade su altri e un po' è legata anche a questa aumentata contagiosità del virus, che naturalmente in un luogo come la scuola crea delle situazioni di facile contagio, ma quindi sicuramente internamente alla scuola e non all'esterno, all'aria aperta, con le mascherine, e credo che insomma sia davvero difficile, da quello che dicono i medici e gli scienziati, non lo dico io, che all'uscita, all'entrata delle scuole, rispettando le misure di sicurezza, con una semplice mascherina si possa favorire il contagio. Nel comitato per la sicurezza purtroppo è stato mostrato al sindaco una relazione della ASL che mostrava proprio un aumento dell'incidenza dei contagi nella fascia di età dai 3 ai 12 anni, quindi proprio quella delle scuole che sono di competenza del comune, per cui siamo stati costretti, nostro malgrado, è stato costretto il sindaco, ma con l'appoggio naturalmente di tutta la maggioranza e l'amministrazione, a prendere questo provvedimento drastico che speriamo sia il più breve possibile. Io direi che possiamo finirla con lo scaricabarile delle responsabilità, dobbiamo invece lavorare tutti quanti insieme per trovare delle soluzioni e per far rispettare alla lettera tutti quanti questi protocolli di sicurezza, che sono gli unici che possono portarci a una gestione, a una vita normale nei nostri plessi scolastici. Adesso cambiamo argomento, perché oggi è la giornata dello sciopero nazionale dei trasporti. Questa mattina un po' in tutto l'Abruzzo si sono tenute delle manifestazioni. A Teramo c'è stata una protesta di CGIL, CISL e UIL regionali alla preoccupazione rispetto al mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Si aggiunge anche quella per la perdita di 300 posti in TUA. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Sciopero dei trasporti in tutta Italia con un'astensione dal lavoro di 4 ore dalle 9 alle 13. Per l'Abruzzo le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL scendono in piazza per protesta a Teramo. Alla preoccupazione del mancato rinnovo del contratto nazionale si somma quella per le ricadute occupazionali locali. In Abruzzo infatti si è già verificata una contrazione di 300 posti di lavoro in TUA, che ha parzialmente esternalizzato i servizi. In particolare noi denunciamo la perdita di 300 posti di lavoro dall'atto della fusione, in seguito a ovviamente pensionamenti, subconcessioni, affidamenti privati, e quindi non, in pratica il turnover è bloccato, non vi sono nuove assunzioni, ci sono oltre 50 dipendenti assunti ancora part time che ovviamente vorrebbero essere trasformati, e invece di fare questo l'azienda continua ad accedere alle agenzie interinali per sostituire questo personale andato in via via scemando negli anni. Noi intanto chiediamo che ormai è giunta l'ora di cominciare a ragionare di un nuovo concorso pubblico, perché ricordiamo che questa è un'azienda pubblica. Sollecitiamo una presa di posizione convinta contro la lotta all'evasione. Qui non, in pratica non c'è un piano antievasione, addirittura da un po' di tempo a questa parte anche le biglietterie nelle ore pomeridiane sono chiuse, negli altri punti vendita è impossibile trovare i biglietti per le più svariate motivazioni, e quindi le persone viaggiano di meno e quelle che viaggiano hanno difficoltà a reperire i titoli di viaggio.
Sono riprese questa mattina le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino da domenica 24 gennaio. Oggi nelle attività di ricerca sono coinvolte le squadre di terra del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia e dell'Esercito, salite con gli sci nell'area di Valle Maielama e della Valle Genzane. Vedete proprio le fotografie di questa mattina. A causa delle forti raffiche di vento e della nebbia che rende la visibilità scarsa, gli elicotteri non sono riusciti a decollare dal campo base di Massa d'Albe. C'è molto vento, nebbia che si addensa a causa dell'umidità e fa molto freddo, commenta Fabio Manzocchi, capostazione del Soccorso Alpino di Avezzano, e gli elicotteri dunque non sono riusciti a sollevarsi con i soccorritori che sono dovuti arrivare con gli sci sulla zona della Valanga. La neve non accenna a sciogliersi in quota, a Valle Maielama c'è un grande strato di ghiaccio e chiaramente i soccorritori fanno fatica a penetrarlo. Si stanno concentrando le ricerche nella zona in cui vedete, anche grazie all'impiego di sonar e georadar. Questo dunque è il bollettino della mattina. Vedremo poi se ci saranno altre notizie ed aggiornamenti nel pomeriggio. E noi adesso invece ci occupiamo di ricostruzione. Il personale dell'ufficio speciale triplica e si accelera la lavorazione delle pratiche. 620 cantieri aperti in Abruzzo, 106 a Teramo. Il direttore Vincenzo Rivera traccia un bilancio sull'attività dell'ufficio speciale ricostruzione effettuata fino ad oggi. Sentiamo. La ricostruzione in Abruzzo, in particolare a Teramo, inizia a decollare. 3.500 pratiche presentate nell'intera regione, 2.500 istruibili, 1.700 in lavorazione. A Teramo, a fronte di 800 pratiche, ne sono state definite 149, 620 i cantieri aperti in tutto l'Abruzzo, 106 solo a Teramo. E le cose miglioreranno con l'arrivo di ulteriore personale. A gennaio 2020 l'ufficio speciale della ricostruzione contava 24 unità, a fine febbraio di quest'anno saranno in 109. Questo è il bilancio del direttore Vincenzo Rivera. Ricostruzione, focus sull'Abruzzo. In generale, alla fine dell'anno, insomma, si è concluso un primo ciclo. Siamo arrivati a circa 3.500 pratiche presentate in piattaforma MUDE. Queste prime pratiche però sono notevolmente aumentate nel corso degli ultimi mesi dell'anno scorso, perché sono andate in scadenza gli edifici con danno lieve. Quindi circa 1.500 pratiche sono intervenute nell'ultimo trimestre dell'anno. Queste pratiche ancora non sono perfettamente complete, perché sono state presentate anche in base ad un'accelerazione che è stata disposta mediante ordinanza dal commissario, che ha consentito una presentazione in forma semplificata e quindi poi un completamento del corredo documentale di queste pratiche, che dovrà essere effettuato a seconda delle tipologie o alla fine di questo mese o di marzo o di aprile. Quindi, e invece Teramo, che è un comune molto colpito? Teramo ha complessivamente oggi 500 domande in piattaforma MUDE, di queste circa 180 ancora sono da completare, per come le dicevo prima, e verranno completate entro il mese di aprile, quindi l'istruttore comincerà a maggio. Delle pratiche invece istruibili, il 48% sono state definite, le altre chiaramente sono in attesa di definizione, perché attendono o integrazione documentale o attendono i pareri di conformità edilizia ed urbanistica del comune. Questa è una fattispecie che riguarda un po' tutto l'Appennino centrale, cioè molte pratiche non sono bloccate perché l'ufficio non le istruisce, il più delle volte, e questo pesa per circa il 50%, perché per carità chiaramente di lentezze ne siamo consapevoli, anche io ne prendo atto, ma il potenziamento della pianta organica è anche una conseguenza, no, dell'enorme numero di domande che stanno affluendo in ragione delle scadenze. Però spesso delle pratiche sono bloccate o perché attendono un'integrazione documentale, che in questo periodo può anche essere una semplice procura, può anche essere un verbale di assemblea, che per ragioni di Covid è difficile comunque fare, oppure perché attendono le conformità edilizie ed urbanistiche. E questo è un altro fianco, insomma, scoperto dell'Appennino centrale e delle pratiche dell'entroterra
parla anche nostro abruzzese, perché più delle volte si trovano delle lievi difformità per le quali è necessario fare una procedura di sanatoria. E intanto arrivano 35 nuovi impiegati in questo ufficio e voi avrete la necessità di spostarvi. Abbiamo la necessità di avere nuovi spazi, sono 34 le persone che arrivano, le prime addirittura già la settimana prossima, quindi entro fine febbraio il commissario mi ha garantito che ci sarà il completamento, quindi noi arriveremo a una pianta organica di circa 110 persone. Consideri che noi oggi autorizziamo, mese di gennaio abbiamo autorizzato circa 50 cantieri, dal mese di febbraio probabilmente riusciremo ad arrivare tra i 60 e 70 cantieri al mese, il mese di dicembre si è concluso con oltre 70 cantieri autorizzati, quindi la proiezione annuale ci indica circa un migliaio di cantieri che dovremmo riuscire ad autorizzare. Ed ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B, testa coda al Castellani dove domani alle ore 19 il Pescara se la vedrà con la capolista Empoli, una partita sulla carta proibitiva e nella quale l'allenatore Roberto Breda si gioca la panchina. Il tecnico trevigiano è pronto a tornare al 3-5-2 dopo le sconfitte con Chievo e Regina. In difesa si rivedrà Scognamiglio con Bocchetti e Gut, Balzano quinto di destra, Masciangeli in vantaggio su Unzità sul fronte opposto. In mezzo al campo sicuri l'ex Valdifiori e Tabanelli. Rigoni dovrebbe essere preferito a Busellato, davanti Seter sarà supportato da Macin che potrebbe avere una chance dopo la multa subita dalla società per motivi disciplinari, squalificato invece De Sena. Sul fronte Empoli mancheranno Bandinelli, Sabelli e l'ex Fiamozzi. A destra potrebbe essere confermato Casale, l'allenatore Dionisi farà un po' di turnover e potrà rimettere dentro Zulkowski e Ricci, ma dovrebbe confermare un altro ex, Leonardo Mancuso, che con il gol di Monza ha preso la vetta della classifica dei Bomber. Direzione di gara affidata a Marco Serra di Torino. Ed ora la Serie C, prova opaca del Teramo che al Bonolis impatta 1-1 contro un Monopoli apparso più fresco dei biancorossi di Paci che nella ripresa trovano il pareggio grazie al calcio di rigore trasformato da Pinsauti. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Finisce 1-1 tra Teramo e Monopoli con i biancorossi che allungano sì la striscia utile ma fanno comunque ben poco per vincere la gara e sfruttare appieno le mura del Bonolis. Paci inserisce due novità rispetto alla formazione vista a Foggia con Diachité e Viero a prendere il posto rispettivamente dell'acciaccato Vitturini in difesa e dell'infortunato Mungo a centrocampo. Che gli ospiti siano molto diversi da quelli incontrati nel girone di andata si capisce subito dall'aggressività e nella velocità di provare a far male ai padroni di casa. Al quinto Nicoletti impegna Lewandowski dagli sviluppi di un calcio d'angolo, bravo comunque a sbrogliare una situazione pericolosa. Il Teramo si fa invece vedere su un paio di palle inattive ma senza creare grossi patemi a Satalino. Gli ospiti perdono poi Nicoletti per infortunio al 21esimo con Mercadante a prenderne il posto in difesa. Così da una fase di possesso palla del diavolo il Monopoli fa partire la ripartenza che porta Ghiebre con un bel diagonale a trafiggere Lewandowski e mandare avanti nel punteggio la formazione di Scienza. Il Teramo accusa il colpo, Arrigoni ci prova in qualche modo al 26esimo con un tiro che termina a lato, ma i biancorossi non pareggiano l'atteggiamento che mettono invece in campo gli avversari. Al 33esimo Bonino impegna Lewandowski dalla distanza, ma sarà poi Soprano a dover abbandonare forzatamente il campo per un problema muscolare. Paci al suo posto inserisce K con Costa Ferrera che di conseguenza torna a fare il terzino. Il secondo tempo inizia con l'ingresso in campo di Trasciani al posto di Viero, con Costa Ferrera che cambia di nuovo ruolo e va a fare la mezzala per un Teramo che si veste con un inedito 3-5-2 mettendosi a specchio del Monopoli. L'episodio a favore del diavolo arriva all'ottavo, Riggio trattiene bombaggi in area, il giocatore del Teramo finisce a terra con il direttore di gara che assegna il calcio di rigore a favore dei biancorossi. Dal dischetto Pinsauti trasforma e pareggia i conti. Scienza vedendo i suoi in difficoltà corre ai ripari e chiama fuori Bonino e Vassallo per Soleri e Giuliano. Al 21esimo Diachité non trova di testa la porta da un calcio d'angolo battuto da Rigoni. Con i cambi le cose sembrano però migliorare in casa Monopoli, che si fa preferire in fase di possesso rispetto ad un Teramo che invece preferisce attendere e ripartire. Non si vedono grandi occasioni comunque fino al termine della gara, ma gli ospiti ci provano con maggiore intensità rispetto ai biancorossi che invece sembrano accontentarsi del pareggio. Finisce così, senza ulteriori emozioni, con il Teramo che domenica prossima sarà di scena in trasferta contro la Casertana.
Ancora calcio, Serie D, vittoria in trasferta per 3 squadre abruzzesi su 4 nel penultimo turno del girone di andata. Successi per Notaresco e Castelnuovo che restano nelle zone alte e per la Vastese che passa al lato sinistro della graduatoria. Unica sconfitta quella del Giulianova battuto proprio dai rossoblù di Epifani. E mercoledì altri 5 recuperi. Jacopo Forcella. La penultima giornata del girone d'andata del raggruppamento F in Serie D non fa altro che consolidare i rapporti di forza in vetta in coda alla classifica. Fatto salvo l'impegno del Pineto colmatese rinviato, tutti i match disputati e che hanno visto il campo basso imporsi, seppur di misura, a Fiuggi con la doppietta di Cogliati, ma con la pronta risposta di Notaresco e Castelnuovo che si impongono in trasferta. I rossoblù di Epifani vincono lo scontro tutto abruzzese del Fadini contro un Giulianova che tra le mura amiche ha conquistato solamente un punto. Il rimpallo sfortunato su calzetta del traversone di Frulla spiana la strada agli ospiti che raddoppiano con il tap-in di Banegas sempre nel primo tempo. Giallorossi sempre più in difficoltà e che restano al penultimo posto a quota 6 punti, dietro solo la coppia agnonese Atletico Porto Sant'Elpidio. Sapevo anch'io quando sono arrivato che la cosa non è semplice, il momento è difficile, è una situazione dalla quale dobbiamo piano piano venirne fuori. Continuiamo purtroppo a perdere in casa, per me è solo la seconda, per cui io sono fresco, nel senso che non ci sto. Il treno promozione ci interessa poco, interessa fare più punti possibili da qui alla fine del girone d'andata, perché credo che il campionato è ancora lunghissimo, ma è lunghissimo perché dobbiamo ancora recuperare due partite noi, quindi può succedere di tutto. Adesso non guardo la classifica, l'ho detto anche mercoledì, in questo momento bisogna fare più punti possibili, bisogna trovare più continuità possibile e poi al girone di ritorno vediamo a che punto siamo e vediamo la classifica. Incredibile invece quello che accade al Gudini di Rieti, dove il Castelnuovo dopo la prova opaca di mercoledì vince 3-4 contro i padroni di casa. Vantaggio reatino con Galvagno, pari quasi immediato dei neroverdi con la punizione beffarda di Loviso, che poi dal dischetto ferma il sorpasso degli ospiti. I laziali tornano in partita con la battuta sotto misura di Scognamiglio, ma si vedono sorpassare di nuovo al 37esimo dalla rete di Fagioli. Nella ripresa l'errore di Brega si spiana la strada a Bari per il 3-3, prima della conclusione capolavoro di Foglia che impone il 3-4. Nei minuti di recupero, intervento in ritardo di Scognamiglio che porta il secondo rigore per il Castelnuovo. Sul dischetto di Ruocco però si fa ipnotizzare da Scaramuzzino. Castelnuovo che sale a quota 30 punti, Notaresco a 28, ma con due match da recuperare, esattamente come il Campobasso che di punti ne ha 33. Sono scesi in campo con una cattiveria disumana, nonostante no, siamo andati sotto, nonostante l'infortunio di Lorenzo, Brega, sì, così, però la squadra era convinta di poter vincere questa partita e ha fatto di tutto per vincerla, quindi devo fare veramente complimenti a questi ragazzi perché oggi hanno dimostrato di valere questo campionato e adesso bisogna continuare su questa strada perché domenica abbiamo un'altra partita sulla carta come quella di mercoledì scorso e dobbiamo rispondere in maniera diversa. Continua la marcia della Vastese che seppur a fatica regola nel finale l'Atletico Porto Sant'Elpidio grazie al rigore trasformato da Martiniello. Penalti accordato per un fallo di mano di Bordi molto contestato dai padroni di casa. Con questi tre punti gli aragonesi salgono a 21 punti e passano nella parte sinistra della graduatoria. Dobbiamo non fasciarci la testa, ma pensare sempre a quello che facciamo e poi pensare a quello dopo. Non possiamo fare voli pindarici, anche perché se io avessi visto il calendario quando sono arrivato, forse non avrei accettato, perché avrei visto che su otto partite con oggi, giocavo con le prime 5 e giocavo poi all'ultima giornata che è questa, di questa serie giocavamo, non all'ultima giornata, l'ultima giornata di questo filotto di partite, giocavamo con l'ultima in classifica, quindi noi dobbiamo badare non a quello che è il successivo, a quello che è l'oggi. Mercoledì si torna in campo per una serie di recuperi che vedranno protagoniste le squadre che ieri si sono affrontate al Fadini. Il Giulianova fa infatti visita al Monte Giorgio, mentre il Notaresco riceve la visita del Castelfidardo. In totale sono 5 i match, perché si recuperano anche Recanatese Fiuggi, Tolentino Limpiagnonese e Vasto Girardi Matese.
Adesso il volley in Serie A3, anche dopo la sosta, prosegue inarrestabile la marcia della Abba Pineto che nell'incontro di cartello della 15ª giornata batte il Tuscania in 4 set con i parziali di 27 a 25, 21 a 25, 25 a 17 e 25 a 20. Vediamo il servizio di Sergio Zappalorto. L'Abba Pineto Volley batte per 3-1 Boswinkel, cioè il Tuscania, perché in fondo non ho sbagliato, ha giocato da solo l'olandese, 25 punti straordinari, ma contro un Pineto ancora una volta vincente non c'era proprio niente da fare. Pineto che ottiene la 10ª vittoria consecutiva, 10 vittorie, 30 punti, 3 set soltanto subiti, incredibile. Presidente Guido Abbondanza, festa e fiera, considerando di più che a un certo punto, dopo il primo set, è venuto a mancare per infortunio Morelli, il che è tutto dire, però la squadra è stata straordinaria. Beh, hai fatto un riassunto della partita e di quello che è stato la nostra stagione dall'inizio adesso, e oggi un risultato straordinario, abbiamo conseguito 10 vittorie consecutive, è un record straordinario, tutti da 3 punti, perdendo solo 3 set. Come dire, abbiamo, consentitemelo di dirmelo, oggi abbiamo costruito una macchina da guerra. E dopo l'infortunio di Morelli oggi avevo temuto che, come dire, gli equilibri saltassero, perché, come dire, consegnare un opposto alla squadra avversaria è sempre una cosa difficile, una cosa complicata, ma la squadra si è unita, come dire, abbiamo costruito una macchina infernale e speriamo che questa macchina continui a correre come sta facendo ora. Sì, era tutto difficile a quel punto senza Morelli, però la squadra ha avuto una reazione d'orgoglio, anche se ha peccato un po' a muro, contrariamente a altre partite dove a muro è stato un sestetto straordinario, però guidata la squadra da un Partenio che è venuto poco fa vicino a noi, eccezionale. Posso giocare pure io a questo punto? Sì, assolutamente, ma io credo che uno dei fondamentali più forti, uno dei fondamentali che il mister ha sviluppato nel corso di questa stagione è stato proprio il muro. Tocchiamo tutto e rigiochiamo quasi tutte le palle e questo ci consente poi rigiocarla con una squadra attrezzata, importante, con giocatori che sanno poi quello che fanno, ti consentono, come dire, di giocartela sempre la partita. E quindi il muro per noi è oggi una fondamentale importante, non a caso siamo i muratori. Siete dei muratori con Abba Costruzioni. Bene, comunque chiudo ricordando soltanto i parziali 27 a 25, 21 a 25, poi avete vinto a 17 a 21 contro un ottimo Tuscania trascinato dall'olandese, ma non soltanto da lui. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Buona giornata.